Ciao e benvenuti su Scienza Channel. In questa puntata parliamo di pianeti e delle loro dimensioni. Siete pronti? Bene, e allora iniziamo! Ed eccoci qua. Allora, prima di approfondire le distanze, le dimensioni, la massa anche dei singoli pianeti, quindi di andare a capire qual è il pianeta più grande tra tutti del Sistema Solare, spieghiamo che cos'è la definizione di pianeta. Allora, il pianeta non è altro che un corpo celeste che non emette alcuna luce propria, ma brilla della luce riflessa da una stella e che compie un'orbita intorno ad essa. I pianeti si sono formati da una grande nube di polvere attorno alla giovane stella, dalla collisione e dall'aggregazione di particelle di polvere, cosiddetti grumi. Se vi ricordate, nello scorso video abbiamo proprio approfondito questi elementi di come si sono formati i pianeti nel video del Sistema Solare. Allora, il pianeta terrestre è un corpo celeste che non emette alcuna luce propria. È caratterizzato da una temperatura relativamente alta, dovuta alla vicinanza del Sole. Relativamente piccolo e leggero, ma dato che è composto da elementi pesanti, ha una densità elevata. Ha una superficie solida e una sottile atmosfera. Nel Sistema Solare ci sono quattro pianeti terrestri: Mercurio, Venere, Terra e Marte, che sono questi che state osservando davanti a voi. Andiamo invece adesso a vedere i pianeti gassosi. Il pianeta gassoso è un pianeta simile a Giove ed è un corpo celeste che non emette alcuna luce propria. È composto da elementi leggeri: idrogeno, elio, ammoniaca e metano. I pianeti gassosi hanno una bassa densità media, ma un grande volume. Sono privi di una superficie solida. La loro atmosfera è la massa totale del pianeta ed è molto estesa, densa e opaca. Questi pianeti sono accompagnati da un elevato numero di satelliti e da sistemi di anelli. Nel Sistema Solare ci sono quattro pianeti gassosi: Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Allora, andiamo adesso a vedere appunto i pianeti terrestri, i cosiddetti terrestri, che sono appunto la Terra, Venere, Marte e Mercurio. Allora, come potete osservare, la Terra ha un diametro di 12.756 km, Venere ne ha 12.103,6 km e Marte 6.794 km. Mercurio è quello più piccolo, con 4.879,4 km. E questi sono i pianeti in ordine del Sistema Solare, quindi i pianeti terrestri. Andiamo a vedere adesso i pianeti gassosi. Eccoli qua. Come vedete, Giove ha un diametro di 142,984 km ed è il pianeta più grande. A susseguirsi abbiamo Saturno con 120,536 km e poi, come vedete, abbiamo Urano e Nettuno che vanno dai 51.000 ai 49.000 km. Come vedete, Giove è il pianeta più grande, ma pensate che Giove sia il pianeta più grande in assoluto del Sistema Solare? La risposta è no. Andiamo a vedere adesso il Sole. Guardate, il Sole ha un diametro di 1.392.000 km, quindi è molto più grande dei pianeti terrestri, dei pianeti gassosi, quindi è molto molto più grande. Ma pensate che il Sole sia l'unica stella più grande del nostro universo? Assolutamente no. Andiamo a vedere le altre più grandi del Sole. Guardate, sono le supergiganti rosse e adesso, tra un altro miliardo di anni, raggiungeranno la loro ultima fase, dove si trasformeranno in una nana bianca scura per poi esplodere e potrebbero anche diventare un buco nero, ma stiamo tranquilli perché queste qui sono comunque stelle molto 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 lontane, quindi a noi non ci interesseranno.
E siamo arrivati alla conclusione di questo nuovissimo video. Io vi aspetto qui, sempre su Scienza Channel, nel cuore della scoperta. Grazie a tutti, ciao!